Lungomare Canepa, adesso una strada a 6 corsie, come si respira? Eccoti qua come si respira. Questo tutti i giorni si toglie dalle finestre, dai davanzali. Questo tutti i giorni noi lo respiriamo, grandi e piccini. Questo tutti i giorni lo ritroviamo sui panni stesi, su quello che mangiamo, dappertutto. Perché non puoi stare con le finestre chiuse, perché io per esempio sono allergica e non posso tenere il condizionatore d'aria. E poi sono, diciamo, una di quelle che combatte lo spreco di energia, quindi non mi piace il condizionatore, però devo stare con le finestre aperte, quindi sta sporcizia mi entra dentro, mi entra nei polmoni, mi fa morire a fuoco lento. Cioè, mentre purtroppo quelli che sono caduti e sono morti sotto schiacciati hanno avuto una morte violenta, orribile, noi avremo una morte lenta nel tempo. Perché quello che vi preoccupa è che questa situazione resti anche dopo l'emergenza, è così? Per me sì, perché una volta che hanno finito le 6 corsie troveranno delle scuse per non andare. Il sindaco era stato, invece, aveva promesso, e io credo alle sue promesse, credo, voglio credere, che appena questa autostrada, perché non è altro che un'autostrada, passava dall'ANAS a lui, avrebbe lui provveduto a fare una copertura fonoassorbente, avrebbe creato la fascia di rispetto per le persone che ci abitano, eccetera. Ma se questa copertura non cominciano a lavorarci ora che la strada è loro, ora che la strada ancora è in attività, in lavoro, non è finita, poi non faranno più niente, perché può dire quello che vuole, però sicuramente niente. E siccome non era sufficiente avere 6 corsie, i mezzi dentro le case, l'inquinamento alle stelle, adesso avevamo un'altra strada via San Pier d'Arena, che era una strada già altamente inquinante, perché è uno sfrecciare continuo di mezzi tutti i giorni, però era l'unica strada ancora con degli esercizi commerciali attivi italiani, mentre dall'altra parte invece abbiamo solo negozi stranieri, vabbè, ma anche quelli fanno un numero, però non è la stessa cosa. Questa strada, qual è la vostra paura? La mia paura è che intanto si inquina di più e ci sarà rumore notte e giorno senza fine. E poi tutti questi esercizi commerciali, dai gommisti, bar, trattorie, eccetera, chiuderanno tutti. Perché se una persona non si può fermare, perché non ha la possibilità di fare la sosta, e soste qua non ce ne sono, perché non abbiamo parcheggi, non abbiamo niente, muore la città. La stanno uccidendo piano piano. Noi per il comune, per la Liguria, per Genova, per tutti siamo diventati una zona di bypass, cioè solo strade a percorrenza veloce per tutti gli altri cittadini, ma non va bene così. Questa sera ai Magazzini del Sale ci sarà una riunione pubblica alla quale parteciperà anche il vice sindaco. Qual è il messaggio che porterà il comitato Lungomare Canepa? Che abbia un po' di sensibilità e di non metterci in croce più di quanto già lo siamo, e di mettere nero su bianco che la quinta corsia sarà la sesta corsia sarà abolita e che via San Pier d'Arena resterà così com'è, anzi dovrebbe essere migliorata con marciapiedi fatti bene, con incremento di negozi e di attività commerciali, per ridare vita a un quartiere che si doveva risanare. Questo invece è un quartiere che si è affossato, non risanato.